Mister, quest'oggi una partita completamente diversa rispetto a quella di Coppa, perché ovviamente il Silea si era rinforzato, però il tuo Treviso oggi ha dimostrato di aver tanto carattere e questi sono tre punti d'oro. Ma io l'avevo detto che era un'altra squadra, ma si vede dagli ultimi risultati. Io avevo mandato una persona di fiducia a vedere Union Sile Porto Mansue. Primo quarto d'ora l'Union Sile è andato in vantaggio meritatamente. E Porto Mansue, che è una candidata, ha pareggiato alla fine, poi ha vinto per due calci di rigore dei quali uno non c'era. Quindi devo fare i complimenti alla squadra avversaria e anche all'allenatore avversario, perché, se permettete, il mio modo di giudicare calcio di un allenatore non è che Allegri è un fenomeno ma allena la Juve. Per me un fenomeno è Nicola, che l'anno scorso ha salvato il Crotone. Quindi mister Edoardo, se fa questo miracolo di salvare l'Union Sile, anche se adesso la squadra è completamente diversa, vuol dire che è un grande allenatore. Per me l'allenatore bravo non è quello che è primo in classifica con la Ferrari. Per me l'allenatore bravo è quello che salva la squadra partendo da poco e crescendo piano piano. Al di là di questi, noi abbiamo fatto un primo tempo abbastanza sottotono, complice anche il fatto che comunque loro hanno fatto bene, anche se la vera occasione da gol l'abbiamo avuta noi con Garbuio. Nel secondo tempo siamo andati nettamente meglio, trovando il gol, sfiorandolo un'altra volta con Garbuio, e poi per l'ennesima volta siamo rimasti in 10 e abbiamo tenuto botta, non so quanto mancasse, un quarto d'ora più recupero, 20 minuti, vuol dire che siamo diventati squadra, nel bene e nel male, però reggiamo e sono molto contento. È un risultato importantissimo per la classifica, per la compattezza della squadra, e poi mi sembra che da 5 partite di fila che non prendiamo gol. Senti mister, a tal proposito parlavi di classifica, domenica grazie a questa vittoria domenica ci potrebbe essere finalmente il Treviso che raggiunge la tanto agognata vetta della classifica. Ma la tanto agognata vetta della classifica il Treviso la deve raggiungere all'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato. Se arriva prima non è mica detto dopo sei in grado di mantenerla. Noi siamo un gruppo nuovo, una squadra nuova, una società nuova. Siamo competitivi sia in campionato e speriamo mercoledì anche in Coppa, dove vogliamo andare avanti. E poi le somme, critiche, non critiche, robe positive, si tirano sempre alla fine. Senti, tornando alla partita di oggi, dopo il gol vi siete sbloccati, nel senso che la squadra è sembrata tanto più sciolta, meno contratta, e poi ha espresso, nonostante un campaccio, un buon calcio. Tocchiamo uno dei 6 punti della personalità. Quando dici che un giocatore è personalità, non basta, la personalità non è solo aver carattere, uno che urla, la personalità è uno che si adatta al campo. La personalità è una squadra che gioca a prescindere dal risultato, che vinca, che perda, sotto, l'emotività, la reattività, le scelte di gioco, la fase difensiva. La personalità è una cosa complessa, che non nasce, uno nasce anche che ce l'ha un po' dentro. Sicuramente un po' di tensione i ragazzi lo avvertono, perché giocare nel Treviso, anche se sei una categoria di promozione, non è come giocare nel Porto Mansue. Con tutto il rispetto che ho per il Porto Mansue, che è una grande squadra, qua bisogna vincere, e anche se noi o io cerco di sdrammatizzare o di dare un po' di tranquillità nel temperamento, non è facile, ecco perché succede questo. Senti, peccato per questa espulsione di Cesca, che tra l'altro, come si dice, era in trans agonistica, non ce l'aveva con nessuno. Ma guardi, io delle decisioni arbitrali non le giudico. So che la sua frase era riferita al nostro Guercilena, che ha sbagliato un passaggio, non era riferito all'avversario, che non era riferito all'arbitro, e quindi non commento, però ci poteva stare al limite una ammonizione. Ci priva domenica dalla nostra punta più importante, ma se siamo gruppo e se siamo squadra, dentro uno fuori l'altro, cambiano gli interpreti, ma se sei compatto ce la fai lo stesso. Mercoledì c'è questo impegno importante di Coppa, per cui, come hai detto tu, puoi contare su un gruppo che finalmente hai la coperta lunga. Beh, coperta normale, non lunga, ok? Però i cambi... Manca solo Seno, insomma. Ecco, i cambi di oggi sono stati abbastanza importanti. Però mercoledì è una partita secca, 90 minuti, neanche supplementari, quindi è un altro discorso del campionato. A posto, mister, grazie.